Vito. Sì. Ecco. Mo, stavi volando. Sì, sì. Ti ricordi i poteri che avevamo sulla nave? Sì. Ma tu da quanto tempo sei tornato? Scusa, mi sono già scordato. Sto dormendo. Chi è questo? È il vice capo. Ti ricordi quello stesso per terra nello, cioè, che si stava lanciando nello yacht? È lui. Lo assunto come vice capo. Questi sono i letti di chi? No, questo è il mio, questo è il tuo. Andiamo sopra. Ora ti mostro la cucina, eccola. Con un barbecue per far uscire il fumo fuori dalla finestra, vedi? Mai vedi il fumo? E infatti è spento. Ah, è vero. E poi qua il tavolo. Con il vino. Sì, un bella boccia di vino. Vieni sopra. E qua c'è la stanza del vice capo, il nostro amatissimo amico, che la notte fa gli incubi. Si sta per fare male. No, fa gli incubi e quindi salta in aria. Mole, che bello. Non la puoi mettere. Ah, questo è scienze. Sì, sì. Progettiamo qui per l'animale. Portale. Che portale, scusa? Dove devi portare? Ah, ti porto nella nuova azienda che ho creato io, riparazioni delle auto, guarda. Sto riparando questa auto qui, che poi costano molte altre in attesa. E poi? Ho aperto una cartoleria. Dove? Qui. Ah. E che deve venire se non c'è nessuno? Quando un visitatore viene, magari. E poi? Non vedi che ho cambiato tutto qui? Cioè, prima stavano impalcature. Ti ricordi? È vero. Prima stava il razzo. Sì, che poi è volato. L'abbiamo trovato lì, sfracellato nell'isola. Quindi questa è la mappa della season 1. Sì, la prima mappa che avevamo. Cioè, la prima isola che avevamo. Siamo tornati qui. Hanno portato la Freddy Fazbear pizzeria pure. Vieni qua. E chi sta? Freddy, Bonnie e Chica. Foxy lo stanno ancora a fare. Ma chi è? Come chi è? Ma questi sono loro. Che è questa cosa? No, sono le porte della sicurezza. I robot. Sì, sono il loro endoskeleton. Stanno le telecamere, però dagli schermi non si vedono ancora. Devono fare l'impianto. Ora ti porto nella discoteca. E dov'è? Accanto alla Freddy Fazbear Pizzeria. Eccoti. Sono zombie? Sono ritratti dei ragazzi che c'erano, quando l'hanno costruito. Guarda. Ma perché ci sta il timer dappertutto? Non è un timer, è un orologio. Ah. Là sopra c'è un mega proiettore, guarda. Dove? Là. Mo! Questo durante tipo gli spettacoli illumina tutta la zona con un video. Capito? Oppure spesso mette delle luci. Mettete a cantare. Ok, fatto. Cosa hai detto? Niente, ho solamente fatto beatbox. Poi il bagno. Maschi. E femmine. Cosa? Qua c'è il bagno. Femmine. Ma quale dei maschi? L'altro, questo qua.
Forse dobbiamo ristrutturarlo. Sì, infatti un bagno delle femmine è un po' sporco, non ricco. Vieni. Qua c'è la cucina. Vieni a vedere la cucina. Qua è, vedi? Ma ci sono altri capi? No, solo noi due e gli altri due. Ci possono costano i ricambi. Costano i ricambi. Del set DJ. Niente, qua finisce. Ora ti porto alla gelateria del accanto alla, cioè dietro il Freddy Fazbear, vieni. Qua stavano facendo una guerra, quindi stanno ancora queste cose. Della guerra. Da quanto tempo fa? Ma prima che venivi tu. Questa è la gelateria oppure panineria, quindi dove sono i panini. Questa è gelateria e panineria, guarda. Vedi? Bagni. Tipo McDonald's. Tipo, sì, fanno pure i gelati. Anche le patatine. Fanno tutto. È McDonald's con il gelato. Però con la nostra. Qua c'è un mini parco sotto il Freddy Fazbear. Qua vengono i bambini, prendono la palla e iniziano a flexare. Secondo me dovremmo costruire pure un campo di calcio. Sta già, sta lì. Ah, sta qua. Facciamo una partita. Non c'è la palla. E la metto io. Vai. Perché hai preso quel camioncino, scusa? Da dove l'hai preso? È dei gelati, lo possiamo mettere da dentro. No, non serve. Non c'è il cuore. Dai. Sai che forse ci riesco. Sì! Va bene, non sì. Vabbè, finito. Ora No, due. Dai. Massimo è due allora. Vabbè. Aspetta, ho perso la luna. Sta qua. Dai, vieni qua, pallonio. Sì. Dai, devo fare tre gol. Due gol devo fare, poi ho vinto. Dai! E noi saremmo un'associazione militare, Di pallone. No! Non è salito in campo! Sì! No! Dai! Dai! No! Aiuto! No, l'ho missata. Vai, No. Dai! Dai! La puoi rimettere tu sul campo, non ci riesco. No, questa non valeva però. Passa. No! Sì,
No! Sì! Sì! Su! No! No! Oh! Non è vero! No, ma ce lo dobbiamo portare per tutta l'isola. Sì! Ah sì! No! Sì! Ah, sì! In campo! No! Sì, era in campo! Aspetta, cosa fa? Fuori. Fuori. Sempre. Dovrei mettere delle cose che impedisce che vola. Dai. Dovrei mettere delle sbarre, secondo me, intorno. E se poi le mettiamo. Però forse dobbiamo costruire anche un altro punto più grande. E infatti dobbiamo costruirlo da un'altra parte più grande. Cioè, questo è il parco giochi. Poi c'è la strada per le macchine. E vabbè, fuorissimo. Sette metri. Andiamo, stacca! Ho quasi fatto il tuo gol. No! Perché nei momenti più giusti deve cadere male? No, 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 sì, però palla! Sì! Non è il gol. Sì, ha fatto il rimbalzo. Ma vabbè, faccio un altro. Vabbè, chi se ne? È troppo bello. Bello. Abbiamo fatto. Vabbè, no, no, ora ti porto in un altro posto. Vieni. Beh. Non fa niente. Ti porti, ti ricordi che è caduta libera in costruzione? L'hanno completata. Non ci credo. Vieni a vedere. Ora finalmente possiamo fare le trasmissioni TV. Vieni. TV. Vieni alla Mediaset. Vieni alla Mediaset. Mediaset. La tua scelta libera. La Mediaset. Sì. Devi venire. Arrivo. Un attimo. Vieni alla Mediaset. Che sta caduta libera. Ah, quello di... Vieni. Dominare le cose. Sì, alla Mediaset. Speriamo. Corri uomo, vado. Ma che? Perché? Vai, corri, corri uomo, corri! Sono troppo veloce. Là, dobbiamo andare. Ma sono più veloce io, guarda. Hello? Vieni. La vuoi smettere? Vabbè, non lo smette. Sì! Guarda qua che sta. Guarda. Nooo.
Scusa, ma non gestiva Gerry Scotti. Gerry Scotti è scappato per il fatto delle meteore, ti ricordi? Solo che mo non sa che sono, se ne sono andate le meteore, quindi faremo noi! Sì. Faremo tutte noi! Ah, così, così diventiamo ricchi. Sì, diventeremo Gerry Scotti, Gerry Biscotti. Buoni! Andiamo al TG5, vediamo se candida qua. Hanno messo solo una panchina nuova, prima era vecchia, hanno solamente cambiato la panchina. Un casco, il telegramma, mamma. Vieni. Sentite la canzone. Sì, sì. Ma vuoi farmi uscire? Ah. E dove andiamo? Qua hanno fatto una fabbrica. Io avevo giurato. Dopo lo prendiamo. Guarda, lo prendiamo. Prendi sto gelato. Posso prendere un panino? Prendi quello che vuoi. Tanto, 30 euro. Un panino e poi un double 60. Cheeseburger. Un double cheeseburger, eh? 60 euro. No, ma può essere che sono le lire. No, quelli sono i dollari. No, saranno lire. No, sono dollari. Vabbè, andiamo. Allora, questa è una fabbrica di casse, tipo. Casse. Cioè, non proprio di casse, è una fabbrica di... Cosa di... Una fabbrica di tutto. Una fabbrica. Dove andiamo? Vito. Vabbè. Vito, però con quel taglio di capelli. Sembri Mbappé. È vero però. Andiamo, vieni. Praticamente qua sopra è comparso un ufficio di Job Simulator da nulla. No, vieni a vedere. Guarda. Non vediamo. Guarda. Di è Job comparso. Simulator. Sì, è dal nulla. È vero. Dal nulla è comparso. Che succede dopo? Andiamo a giocare a questo computer a Roblox. Potrebbe starci. Però no, non ci penso, però al massimo potremmo giocare a Job Simulator e tu potresti essere un assistente per me, tipo che mi dici fai quello, fai quell'altro. Che ne dici? Sì. Vabbè, vieni. Ora ti porto. Cos'altro ti potevo portare? Ah, hanno nella migliorato. Ah, ti ricordi tu la base Pizza Pit? Che poi è diventata base Gospetri. Sì. E ora è diventata base grande. Cosa? Sì, è la nostra base grande. Guarda. Però c'è ancora il simbolo degli specchi. No, quello è il nostro in realtà. Manco riconosci il nostro simbolo. Sei un falso. Vieni qua nel Cavolution. Vabbè. Un casco. Vieni nel Cavolution. La yogurt. Guarda. Non so se la... No, non sono hack in realtà. Sono è semplicemente un antidoto anti a tutti i virus. Qua sono ancora conservate delle pizze. Fa prendere un po'. Prendi. È rimasta lì. Vieni. Ora ti porto in una zona che proprio nessuno sa. Praticamente, visto che ne abbiamo litigato con gli Ego Spettri, io li voglio lanciare un missile. Voglio unire tutti questi missili e creare un mega missile e collaborare con la OI, cioè Ordine Immaginario. Che ne dici?
Tu dici... Sì, di collaborare con la Ordine Immaginario. Che ne dici secondo te? Ah, sì. Vieni in giù. Ma poi riceviamo la... No, in realtà volevo proprio avere la loro isola. Però, aspetta. Tu dici, ma noi siamo dalla parte dei sette, giusto? Sì. Infatti, sai una cosa? Quando andremo a collaborare con la OI, ci faremo aiutare per il missile. Ma non del tutto. Noi, visto che siamo dalla parte dei sette, e i sette stanno litigando con gli OI, praticamente... Visto che c'è un... Poi uccidiamo tutti, li buttiamo i missili. No! La OI ci aiuta a lanciare i missili al Ego Spettri. Però noi, dopo che ci ha aiutato in tutto questo, c'ha una specie di base, questi, che va giù, cioè una specie di... Quella cosa che abbiamo nella montagna, che è gigante, viene a vedere, mi sa che non l'hai nemmeno visto. Tu mi sa che non l'hai nemmeno visto, ma è comparsa quella cosa proprio oggi. Ordine Immaginario c'ha tanti di questi. E dentro uno di questi, sai cosa non sta? Nella montagna sta qualcosa. No, no, sta stanno morti nella loro base. Questo è tipo un... è stato, cioè, è caduto e si è incastrato qua. Però l'Ordine Immaginario ne ha tanti di questi. Solo che uno in specifico fa esplodere ogni centrale elettrica usata dalla OI. Quindi la OI non avrà più corrente. E se non ha più corrente la OI, non potrà più avere piani contro i sette. Giusto? Sì. D'estate proveremo a fare questa cosa. Ok? Purtroppo il vice capo non verrà, però verrà il vice capo. Comunque fra tre settimane. Sì, manca poco. Avevo già in piano questa cosa. Vieni dai, scendi da questa cosa. C'è un'altra cosa da mostrarti. Beh, tieni presente tu la nostra base grande, quella nuova? Ma... Ecco, prima, non so se ti ricordi, era una pizzeria. Ti ricordi? Sì. Ecco, ora che è uscita la Freddy Fazbear Pizzeria, hanno chiuso questa pizzeria e hanno aperto la Freddy Fazbear. Sta solo una pizzeria. Ora. Dove sei? Eccoti. Dove sei? Marco? Sono giù. Ok, vieni. C'è un'altra cosa da mostrarti. Non prendere l'antidoto, che si rigenera dopo un po'. Non ti prendere l'antidoto. Però guarda, qua c'è proprio una cosa dedicata a noi. Che ci ha fatto la OI, guarda, con una torta. Che bravi. Sì, però non sanno quello che succederà. Con una torta, a me il taco e a te delle uova fritte con della carne. Mangiamo. Io ho finito il mio taco. Pure io fra 5 minuti andrò a cambiare cosa. Sì, ma dopo un po' si rigenera e poi te lo togli immediatamente perché non è funzionante ora. Dov'è che devi andare a caccare forte ora perché ho mangiato il taco. Vieni giù, sali qua sopra e vieni sul tetto di casa, cioè sopra la base originale. Guarda cosa sta, una mega parabola. Questo serve per parlare con gli OI. Cioè prima serviva per l'Ego Spettri, solo che ora l'ho collegata con gli OI. Capito? Poi questo è il nostro garage. Quello sta ancora.
Ah, è vero, io sono dell'Antartide. No, ti ricordi che bello quando l'abbiamo scoperto? Sì, è vero. Cioè, è praticamente un garage. Sì, beh, andiamo con le nostre auto. Oppure vieni tu la mia, dai. Che ora dobbiamo provare a indagare meglio su quel fatto. Vito. Mi sei spaccato il letto. Non fa niente, lo ripariamo. Come faccio ad uscire? È un po' grande la macchina ora, però. Secondo me non ci riusciamo. È un po' grande la macchina, infatti. Non ci riusciamo, si è pure incastrata. Aspetta, ah, l'aria rimane posta. No, non fa niente. Perché io vorrei fare una cosa, vorrei diventare un robot. Eh? Pure io. Dai, vieni. Cos'altro non ti ho mostrato? Tutto mi hai mostrato. Ah, non ti ho mostrato la... Come, dov'era? Ah, il l'oink. Cosa? Vieni dove sta la base grande. Sta l'oink oink. Oink. Sì, vieni. Questo è. Praticamente qui c'erano delle macchinette con tempo scadente. Ora è scaduto. Sì, quello è il manager. Praticamente queste no, è tipo una gomma da masticare. Vabbè, è la mascotte. Praticamente queste macchinette c'avevano un timer. Tu potevi comprare quello che vuoi gratis. Ora che le macchinette hanno scaduto il timer e nessuno viene qui, sono state disabilitate. Vabbè, ora andiamo a dormire che tengo un po' di sonno. E dove? La casa. Casa nostra. Andiamo nei letti. Qua siamo anche al sicuro perché possiamo accedere solo noi. Buonanotte.